tutti coloro i quali hanno collaborato alle cose fatte, agli amministratori che ci sono stati, alla squadra che ci sarà, che adesso vedrete, ne sono certo, hanno un entusiasmo unico che mi hanno trasmesso anche a me. Un ringraziamento alla struttura amministrativa del Comune di Casoli, sempre impegnata anche nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà di quasi 2 anni di amministrazione con il Covid, perché il Covid non è passato e si vede nella faccia di ognuno di voi delle mascherine che dobbiamo ancora portare, e nelle difficoltà di poter portare avanti le procedure amministrative, gli interventi e le progettualità, proprio dovute al fatto che oltre un anno e mezzo di pandemia non lo si dimentica così facilmente. Un ringraziamento ultimo, poi mi fermo con i ringraziamenti, e gli amministratori del nostro territorio che sono stati sempre uniti intorno a cosa che abbiamo costruito negli anni e che oggi stiamo raccogliendo i frutti di questa voglia di collaborare e condividere con tutti. Grazie. Una lista che è segno per certi aspetti di continuità, perché vede al suo interno delle persone che hanno già avuto esperienza dal punto di vista amministrativo in questi ultimi 5 anni, e anche nel segno del rinnovamento, perché ci sono molti, molti giovani che ho avuto modo di conoscere prima, quindi molto, molto appassionati, ecco, nell'espressione anche dei concetti, e che sentiremo a breve. Iniziamo col presentare i candidati, e il primo che chiamo è Domenico De Petra, che sicuramente non è un volto nuovo, perché per questo paese ha ricoperto dei ruoli importanti all'interno dell'amministrazione uscente. Io le lascio la parola per la sua presentazione. Grazie Barbara, buonasera a tutti. Prima di iniziare il mio intervento, io devo invitarvi a indossare le mascherine, perché purtroppo in una pubblica piazza è necessario, e in più, se possibile, ecco, per distanziarmi un pochettino. So che siamo tanti e la piazza è piccola, purtroppo devo fare questa comunicazione, mi è stata chiesta di farla, quindi vi ringrazio già da adesso. Dicevi bene, io sono stato nell'ultimo quinquennio, per i primi 2 anni, Presidente del Consiglio Comunale, e dal mese di ottobre del 2018 sono diventato Vice Sindaco e Assessore al Bilancio. Assessore al Bilancio e Vice Sindaco, c'è stato uno scambio tra me e il compianto Sergio De Luca. Io colgo questa occasione, in questa pubblica piazza. Grazie. Dicevo, quindi sono stato assessore al bilancio, e per questa campagna elettorale io ho scelto due, il mio slogan è questo, passione ed esperienza. Passione perché io sono nato a Casoli, amo Casoli, circa 40 anni fa ho fatto una scelta di vita, quella di rientrare a Casoli, e da allora ho sempre collaborato con tutte le associazioni, con le istituzioni, e ho sempre dato la mia disponibilità per qualsiasi iniziativa potesse far crescere il nostro territorio, ed in modo particolare Casoli. Esperienza perché io in precedenza ho ricoperto degli incarichi dirigenziali sia nell'amministrazione finanziaria che nell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni, e quindi ho maturato in questi anni una esperienza che voglio mettere a disposizione, la sto già mettendo a disposizione dell'amministrazione comunale, del sindaco Massimo Tiberini, ma in modo particolare nelle nostre riunioni. Io ricordo sempre ai ragazzi che sono la loro prima esperienza, che possono fare riferimento a me per qualsiasi cosa. Ho dato loro la mia disponibilità e voglio essere quindi durante questo mandato la loro guida. Questo è un concetto molto, molto bello. Ovviamente diceva di essere stato assessore al bilancio, quindi
incarico molto molto importante, di grossa responsabilità, e così Casoli è diventato anche un comune virtuoso. Che cosa si intende fare in questi prossimi 5 anni per renderlo ancora di più? Allora, comune virtuoso perché il nostro comune ha una modalità di pagamento, cioè i tempi di pagamento sono molto veloci, nel senso che abbiamo nel giro di pochi giorni noi riusciamo a pagare quelle fatture che ci vengono presentate dai nostri fornitori, dai nostri collaboratori, dalle imprese che lavorano con noi. E comune virtuoso perché i nostri bilanci si sono sempre chiusi con un avanzo di amministrazione, ma riescono cioè nel nostro bilancio non vi sono debiti, quelli che vengono definiti debiti fuori bilancio. Significa che la nostra cittadinanza può stare tranquilla, il nostro è un bilancio sano, è un bilancio che non ha bisogno di grosse correzioni durante l'anno, e questi avanzi di amministrazione ci hanno portato nel giro dell'ultimo quinquennio a una somma pari quasi a 2 milioni di euro. Questi 2 milioni di euro sono stati investiti sia per il rifacimento di strade, sia per l'efficientamento della pubblica illuminazione, sia per rinnovare, cambiare il manto erboso al campo sportivo, ma tantissimi altri interventi. E sono convinto che in futuro riusciremo ancora a mantenere questi risultati, anche perché voglio ricordare che il nostro comune ha concesso ai nostri concittadini delle grosse agevolazioni per quanto riguarda il pagamento dell'IRPEF comunale, cioè noi abbiamo una no tax area pari a 7.500 euro, che significa che i cittadini in difficoltà, specialmente in questo periodo, che hanno un reddito inferiore a 7.500 euro, non pagano nessuna lira di IRPEF comunale. Abbiamo conservato in questi anni alcune agevolazioni sia per la Tari che per altri servizi, e vogliamo continuare anche negli anni futuri a mantenere queste agevolazioni. Vi ricordo soltanto che negli ultimi 2 anni, proprio in presenza della pandemia da coronavirus, abbiamo concesso agevolazioni per la Tari per le attività commerciali pari al 25% della tassa. E quindi in questi anni siamo riusciti comunque ad essere vicini ai cittadini, e penso che in futuro questa squadra riuscirà a portare ancora avanti, sia a mantenere quindi queste agevolazioni e sia a collaborare appieno con i cittadini. Permettimi comunque, Barbara, di dire qualche altra cosa. Cioè, noi in questa campagna elettorale abbiamo tantissime cose da portare a conoscenza dei nostri cittadini. Questa sera, quando la sera della presentazione, quindi il resoconto verrà fatto, come ricordava Massimo, domenica prossima. Però voglio dire anche qualcosa sui programmi, perché sui programmi che si confrontano le due liste. Cioè, il nostro programma è stato distribuito questa sera a tutti i presenti. Avremo altre copie, i due programmi vengono pubblicati sul sito del comune. Cioè, al momento della presentazione della lista, oltre alla parte amministrativa dei candidati, i vari documenti che occorrono, ogni lista deve presentare il suo programma di mandato. Bene, io vi invito, cittadini, con cittadini di Casoli, ad andare sul sito del comune a leggere i due programmi. Il nostro è quello che vi è stato distribuito, e questo è un estratto del nostro programma. L'altro, quello della lista avversaria, è scarso, incompleto, con alcuni servizi, alcuni settori completamente dimenticati. Cioè, io vi parlo di dimenticanza di cultura, dimenticanza del bilancio, dimenticanza di urbanistica, è qualcosa veramente di vergognoso. Voglio che l'altra lista distribuisca pubblicamente, come stiamo facendo noi, il loro programma. Ricordava Massimo dei sacrifici, di quello che è stato fatto in questo periodo. Io voglio ringraziare, non solo a nome mio, ma a nome, penso, di tutta la cittadinanza, per due persone. Una è il dottor Fioravante Di Giovanni,
e l'altra è il sindaco Massimo Tiberini. Queste due figure sono... Queste due figure istituzionali sono riuscite, ognuna nel proprio campo, a far fronte a quella che era di qualcosa di imprevisto. Siamo riusciti ad organizzare un centro vaccinale che ha avuto il consenso, l'approvazione da tantissimi sindaci, partendo da Pizzo Ferrato fino a Fossa Cesia. Su tutta la nostra vallata, tutti i cittadini della nostra vallata sono stati vaccinati a caso. Abbiamo iniziato per un sabato e una domenica con un open day di tamponi per tutta la cittadinanza, chiunque poteva recarsi. Io di Barbara ti dico solo questo, dai nostri avversari quei due giorni sono stati definiti una sacra paesana. È vergognoso, vergognoso. Lo scopo di quei due giorni era proprio quello di far emergere eventuali casi positivi, far emergere gli asintomatici. È così che all'inizio si combatteva il coronavirus. Successivamente, insieme alla... Devo ringraziare Massimo perché lui anche, forse lui non l'ha detto, ma lui fa parte anche del comitato ristretto dei sindaci, quindi noi siamo riusciti a caso ad organizzare questo centro vaccinale che è il nostro orgoglio, perché noi ci abbiamo dedicato anima e corpo, intere giornate insieme, tutti gli amministratori hanno passato al centro vaccinale proprio per risolvere quelle problematiche che giornalmente si presentavano. Ed insieme a queste due persone voglio ringraziare la Protezione Civile Valtrigno per la presenza costante che noi abbiamo avuto le volontà durante la pandemia, durante la chiusura totale, a loro rischio e pericolo. Andavano nelle case delle persone a fornire materiali, a fornire generi alimentari, e ringrazio anche tutte quei generi alimentari che hanno messo a disposizione la loro attività e quindi la possibilità di anticipare la fornitura di generi alimentari per queste persone che avevano bisogno. E più voglio ringraziare tutto l'apparato del centro vaccinale, da tutti i dottori che stavano in pensione e hanno prestato la loro attività all'interno del centro vaccinale, e di tutti quei sanitari e operatori che hanno collaborato per la buona riuscita del nostro centro. E poi per me concludere con un consiglio a Massimo. In questi giorni tutti sono prodighi di consiglio, anche l'altra lista, anche se poi sono caduti nel basso dicendo che doveva riposarsi. Massimo, tu non ti devi riposare, no. Tu devi continuare la tua azione. Io sono orgoglioso di far parte della tua squadra, te lo dico a cuore aperto. Perché io sono convinto che insieme a questi ragazzi riusciremo ancora a proseguire e a ridare, non a ridare quel ruolo, perché Casoli non ha mai perso quel ruolo di centralità, l'ho detto qualche minuto fa, cioè i sindaci, te l'ho detto, di tutta la nostra zona ci hanno riconosciuto il giusto riconoscimento, diciamo, hanno riconosciuto che il ruolo che abbiamo svolto è stato veramente importante. E poi vi dico un'altra cosa, cioè spesso ci trovavamo sia il sabato che la domenica proprio per affrontare questi problemi all'interno del comune. Il nostro comune, Barbara, non ha l'aria condizionata, la nostra aria condizionata è l'apertura della finestra, mentre noi passavamo appunto queste giornate all'interno della nostra struttura, qualchedun altro ha passato l'estate in un noto stabilimento balneare di Fossa Cesia. Massimo, io lo sai benissimo, sono tanti anni che sto su questa piazza, ho partecipato a tantissime campagne elettorali, io te lo dico,
l'elettorato casolano è un altro tipo di elettorato maturo. Tu devi stare tranquillo. Il 3 e il 4 ottobre saprà scegliere fra chi ama Casoli e chi invece coltiva altri interessi. Grazie. Grazie Domenico De Petra. Bene, è stato molto bello ricordare la centralità che ha avuto questo paese nell'ambito con il centro vaccinale, quindi nell'ambito delle vaccinazioni, perché qui si è creata una sinergia particolare e questo significa che creare appunto collaborazioni, sinergie sul territorio è di vitale importanza. Ma assolutamente sì, Barbara, ma quello che ha ricordato Domenico è proprio questa centralità di Casoli che si è manifestata con questi servizi erogati e i nostri sindaci, amministratori locali ce lo hanno riconosciuto perché eleggendo me al comitato ristretto hanno eletto la mia persona, non il sindaco di Casoli. Se non fossi io sindaco di Casoli bisogna eleggere un'altra persona che non è detto che sia sia di Casoli, può essere anche un altro sindaco. Quindi questo riconoscimento fatto dagli altri sindaci è qualcosa di molto molto importante e ai ringraziamenti fatti da Domenico io vorrei aggiungere, perché forse non si è capito bene, anche i tanti volontari amministrativi che hanno donato il loro tempo, la loro disponibilità proprio per erogare i vaccini a tutte le persone che ne hanno fatto richiesta e che nel passaggio, perché si dimentica facilmente, è stato molto difficile da quando si è iniziato a quando si è arrivato. E noi quando abbiamo fatto il primo giorno vaccinale, noi avevamo già la convenzione firmata e sottoscritta dal sindaco di Casoli e dal direttore generale della ASL Shell. Quindi è una cosa fatta con i dovuti passaggi che servivano. Grazie Massimo anche per questo intervento. Proseguiamo perché abbiamo tanto da dire, ci sono diversi punti programmatici da affrontare e tanti candidati, quindi il prossimo volto che chiamo è Anna Di Marino. L'accogliamo anche lei con un applauso e le do la parola per la sua presentazione. Grazie. Buonasera a tutti. Un cordiale benvenuto e un caloroso ringraziamento per essere presenti qui stasera. Molti di voi mi conoscono, altri no, per cui mi presento e chiedo scusa in anticipo se farò un breve excursus professionale. Perché questo? Per condividere con voi le motivazioni che mi hanno portata a decidere di candidarmi con Massimo e con la sua squadra. Allora, sono Anna Di Marino, nata a Torricella Peligna il 26 luglio del 55, però sono residente a Casoli dagli anni 90. Infatti la mia famiglia, diciamo, che è vissuta qui a Casoli, mio marito lavorava in ospedale, i miei figli hanno frequentato le scuole di Casoli. Io ho iniziato il mio percorso professionale da docente di scuola primaria e ho lavorato in questo paese e per questo paese, per i vostri ragazzi, per circa 22 anni inizialmente. Sono stata docente supervisore presso l'Università degli Studi dell'Aquila, Facoltà di Scienze della Formazione, e docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre dell'Università dell'Aquila. Sono stata docente nei master europei per dirigenti scolastici della Grecia, sempre presso l'Università dell'Aquila, e formatrice presso l'Istituto di Ricerca, Sperimentazione, Aggiornamento della Puzza. Sono stata formatrice presso numerosi istituti, sia abruzzesi che molisani, per quanto riguarda la formazione dei docenti, e infine dirigente scolastica del quinto circolo di Chieti per circa 6 anni e dirigente scolastico finalmente e per scelta, e ci tengo a sottolinearlo, presso l'Istituto De Petra di Casoli negli ultimi 10 anni. Perché vi ho raccontato?
questo, per cercare di condividere con voi anche le motivazioni della mia scelta di candidarmi, e capirete in seguito perché è così importante il mio percorso professionale per la crescita e il miglioramento, perché lo spirito è quello, uno spirito di servizio, cioè mettere a disposizione di tutto, di tutta la cittadinanza, quelle che possono essere le mie esperienze e le mie competenze, cercando di farlo al meglio. Ma questo dipenderà poi da voi. Ecco. E alla luce proprio del suo percorso professionale, che è ricchissimo sotto ogni punto di vista, come pensa lei quindi di trasferire le sue competenze in ambito amministrativo nei prossimi 5 anni? Allora, io parto da un presupposto. Parto da questo presupposto che la scuola e la relazione costante che ho sempre avuto con i bambini e i ragazzi sono stati per me una linfa vitale, diciamo, no? Ho sempre lavorato con entusiasmo, cercando di dare il meglio di me stessa, sia a livello didattico, organizzativo, pedagogico, amministrativo e gestionale. Perché? Perché ho avuto la fortuna di svolgere vari ruoli e quindi di costruire queste competenze nel tempo. La fattiva collaborazione che ho avuto con i docenti, con il personale ATA, con le famiglie, le amministrazioni, ci ha permesso di costruire una scuola che io definirei di qualità, perlomeno ci è stato riconosciuto dal Ministero questo. E anno dopo anno abbiamo, sulla base chiaramente di ciò che era stato già fatto, abbiamo cercato sempre di migliorare i nostri percorsi e renderli sempre più rispondenti alle esigenze, alle necessità dei nostri bambini e ragazzi, ma avendo sempre come faro il perseguimento di ciò che ci veniva richiesto dai programmi ministeriali prima e dalle indicazioni nazionali poi. Il mio percorso professionale mi ha dato un'altra grande opportunità, quella di conoscere e comprendere in maniera approfondita il fantastico mondo delle nuove generazioni, a partire dai bambini, come dall'infanzia, agli adolescenti, ai giovani all'università. E questo universo è costellato di innumerevoli richieste ed esigenze, ma anche di tante aspettative. E mi ha fatto scoprire quindi la ricchezza e i talenti inestimabili insiti nelle nuove generazioni. Credo fermamente che il futuro di qualsiasi territorio passi anche il nostro, passi attraverso la formazione delle nuove generazioni, ed è per questo che abbiamo tutti indistintamente l'obbligo morale di sostenere le nuove generazioni, orientarle per garantire loro una cittadinanza attiva, responsabile, ma maggiormente consapevole. Io ho speso le mie energie per un ideale di scuola che però avesse determinate caratteristiche e sui quali ideali vorrei continuare a lavorare. Quali sono? Innanzitutto una scuola che riacquisti la propria centralità sul territorio, ma anche a livello nazionale. Un luogo per eccellenza dove le nuove generazioni possano acquisire i cosiddetti saperi di base per sviluppare poi competenze solide, durature, spendibili, ma sviluppare anche autonomia, decisionalità, progettualità,
Perché? Perché in questo modo si costruisce una identità territoriale forte e consapevole. Una scuola che sviluppi competenze e talenti, e non solo conoscenze, perché come ci ricorda il grande pedagogista Edgar Morin, noi abbiamo bisogno di teste ben fatte e non di teste ben piene. E c'è una grossa differenza. Una scuola inclusiva, solidale, dove si ha cura di ciascuno e dove regni il rispetto. Una scuola dove la diversità viene considerata in tutte le sue forme una enorme ricchezza, perché è portatrice di confronto, di accettazione profonda, di conoscenza di altre culture, tradizioni e stili di vita diversi. Le nostre scuole stanno percorrendo questa strada, le scuole di Casoli, ma è necessario fare un ulteriore sforzo, cioè dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per costruire cosa? Un sistema formativo integrato, responsabile e unitario, centrato sulle persone, sui loro bisogni, senza però mai perdere di vista le finalità istituzionali, perché soltanto in questo modo possiamo garantire ai nostri ragazzi benessere psicofisico chiaramente e successo formativo per tutti. Sono sicura che voi vi state chiedendo una cosa adesso, ma come realizzare questo sistema formativo integrato? Bene, intanto creando e consolidando le strategie e le sinergie con i due istituti di Casoli, con le famiglie, con gli altri enti, le associazioni, perché sono tutti interdipendenti, devono lavorare tutti insieme per i ragazzi, consolidando e rafforzando le collaborazioni in atto, favorendo la nascita di nuovi partenariati e nuove reti, intercettando fondi ministeriali e sovranazionali, quelli europei, per migliorare ancora di più strutture e servizi, offrendo opportunità formative di crescita non solo cognitiva, ma anche affettiva, relazionale e psicofisica nei nostri ragazzi. Il processo di miglioramento deve essere un processo continuo, perché il processo di miglioramento non ha mai fine e deve basarsi su competenze solide. Non va perseguito il processo di miglioramento con atteggiamenti da solista, ma con un approccio di squadra, un approccio collegiale, condiviso. Fondamentale è la progettazione seria, basata su evidenze e dati. Vi ricordo che progettare significa gettare avanti, prevedere, ok, per poi porre in atto le azioni, verificarle e valutare processi e prodotti. E questa la premessa alla mia candidatura. E a tal proposito ringrazio prima di tutto Massimo. Ma ringrazio anche l'amministrazione uscente e il nuovo fantastico gruppo dei candidati consiglieri. Perché li ringrazio? Perché mi hanno voluto nella loro squadra. Grazie. Alla precedente amministrazione vanno i miei sentiti ringraziamenti. Per che cosa? Per la presenza, la disponibilità, l'impegno, il sostegno reale e gli interventi che avete posto in essere nel corso degli anni a vantaggio delle nostre scuole. Un pensiero me lo dovete concedere, un pensiero affettuoso, veramente affettuoso, va a Sergio. Sergio
mi ha accolto nel lontano 2009 come dirigente scolastica al mio ritorno da Chieti, e con lui ho avuto veramente l'onore di lavorare, ma di confrontarmi principalmente, senza scordare che il 2009 era l'anno del post terremoto e qui avevamo gli edifici scolastici che non erano a norma. Io ricordo che non dormivo la notte per questo, e Sergio veramente si è impegnato con tutta l'amministrazione a fondo per trovare soluzione, e adesso abbiamo, siamo stati uno dei primi paesi e adesso abbiamo tutte le scuole a norma. Chi ha avuto modo di conoscermi sa che il mio lavoro è fondato sui criteri che permettono trasparenza, onestà, valorizzazione delle risorse, superando individualismi e personalismi. Ed è questa la strada che voglio continuare a percorrere, se voi mi date l'opportunità, chiaramente, in stretta sinergia e interazione con lo splendido gruppo dei candidati della lista Uniti per Casoli, dove, come è stato detto prima, si coniuga innovazione ed esperienza. Sono un gruppo resiliente, entusiasma e competente, per cui un grazie di cuore per avermi accolto tra di voi. Grazie a tutti. Grazie, grazie Anna Di Marino, grazie per il suo preziosissimo intervento. Bene, procediamo, sindaco. Sì, sì. Assolutamente sì, soltanto voglio ringraziare per questi interventi, ricordare a tutti che avremo modo di confrontarci con tutti i nostri elettori, tutti i nostri cittadini per spiegare bene il programma. Ringrazio Anna che ha anticipato quello che avrei dovuto dire io alla fine, però dobbiamo sintetizzare gli interventi perché a caso lì c'è un determinato orario e a una certa ora si va via, quindi questo entusiasmo che avete sempre dimostrato, adesso lo tirate fuori e andiamo avanti, perché poi rincontreremo tutti nelle serate, ma soprattutto sono certo che la fiducia che ci è stata accordata ci verrà accordata nuovamente e dovremo tornare nelle piazze con le persone a sentirli, ad ascoltarli e a confrontarci. Quindi prego Barbara e dai. Andiamo, procediamo, procediamo. Massimo ha detto che dobbiamo procedere in maniera più spedita. Ebbene, lo facciamo con Barbara Di Lauro. Sicuramente non un volto nuovo, assessore uscente. E quindi Barbara, le do la parola e immediatamente, subito, si presenti. Grazie e buonasera a tutti. Io sono Barbara Di Lauro, come di prima assessore uscente. E sono un'insegnante laureata che da 15 anni lavora nell'Istituto Comprensivo di Casoli. Chiunque volesse leggere il mio curriculum può farlo tranquillamente perché è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Casoli. Allora, che dire, quale emozione si sente sempre, si sente ancora. Ricordo quando 5 anni fa mi sono candidata e ho fatto un discorso molto breve, dicendo che avrei messo semplicemente a disposizione le mie conoscenze, le mie competenze all'interno del gruppo, e così è stato. Le competenze che ciascuno di noi porta si conquistano attraverso la presenza, attraverso lo studio, attraverso il confronto e soprattutto attraverso la relazione, lo posso dire oggi naturalmente, con le figure di riferimento delle mie deleghe, cioè con la professionalità dei dirigenti che sono all'interno del nostro ente. Quindi dopo 5 anni di nuovo la stessa emozione, una particolare attenzione sicuramente per il mondo del sociale da un lato e dall'altro per il borgo che le sta tanto a cuore. Esattamente, quando Massimo mi ha dato le sue deleghe mi ha detto: questa è la tua, riferendosi naturalmente al sociale, ed è così.
Casoli presenta un tessuto sociale abbastanza complesso, lo possiamo dire, ma come si risponde a questa complessità? Attraverso delle azioni, attraverso la progettualità, attraverso il confronto e soprattutto attraverso i servizi. La riapertura dello sportello del segretariato sociale all'interno del comune ha il suo perché e ha la sua importanza. Il fatto di essere uno dei quattro comuni che ha ottenuto il finanziamento per realizzare il parchetto inclusivo, dove io vedo tutti i genitori portare i propri figli, beh ragazzi, è una bella soddisfazione. L'ultimo, la progettualità, l'abbiamo fatta insieme, ripeto, io mi onoro di essere affiancata da dirigenti estremamente professionali, e il progetto sul centro di sostegno alla famiglia, perché non ce lo dimentichiamo, la famiglia è l'anello che va sostenuto, è l'anello che va rinforzato, il centro polifunzionale per la famiglia, speriamo di averli quei fondi perché ci servono. Poi, come diceva bene Barbara, vabbè, poi altre deleghe, lo sapete, un'altra cosa che mi sta tanto a cuore è l'ambiente, l'OSI di Serranelle, all'inizio la voglia di fare, di portare avanti il discorso dei contratti di fiume, la nuova gestione all'interno dell'OSI, le giornate di Legambiente, puliamo il mondo, che mi auguro di poter rifare alla fine di ottobre. Queste sono, vabbè, passioni e sono importanti. E poi il centro storico, è vero, il borgo. Il borgo io lo vivo intensamente, lo percorro e vi giuro conosco ogni singola pietra di quelle mura. E con soddisfazione e anche con emozione, perché penso lo percepiate dalla mia voce. Ultimo progetto, perché noi lavoriamo, come diceva bene Domenico Di Petra, l'abbiamo liberato il 26 di agosto ed è stato mandato il giorno dopo, sì, per avere ulteriori finanziamenti per valorizzare tutto il territorio, per far sì che il castello diventi il fulcro di questo paese, ma di rimando inneschi quel meccanismo virtuoso dove si arrivano a unire commercio, turismo, cultura, tradizioni e tutto quello che può portare questo paese veramente a rinascere, veramente a essere il centro, come dicevamo prima, del territorio, perché lo è Massimo, lo è veramente. Io mi tremano le gambe, devo essere sincero. Passo la parola a lei un attimo. Un applauso per Barbara. Per il coinvolgimento che ha messo nel suo intervento, peraltro sono temi molto molto interessanti, il sociale di vitale importanza, la riqualificazione del borgo, perché io credo che tutto l'entroterra abruzzese abbia bisogno di un discorso di questo genere, di promozione turistica, promozione territoriale, quindi riqualificare non solo le strutture, ma ridare importanza, ridare voce alla storia, alle tradizioni che sono alla base. Prego. Soprattutto permetterne veramente di usufruirne appieno. Nel nostro progetto si parlava, prima sentivo la parola inclusione, beh, anche quando si va in un museo bisogna includere. Quindi la tecnologia che ci viene incontro. Quindi questo bellissimo tavolo di lavoro al quale ho partecipato, ecco. Grazie, io farei di nuovo un applauso a Barbara Di Lauro. Sì. Una piccola pillola, visto che Barbara ha accennato al progetto del centro storico del castello, perché il progetto è ministeriale, ha detto proprio una pillola, ma c'è la convenzione, l'accordo con la soprintendenza, quindi abbiamo già stimolato, e lo so che lo dovevi dire, ma l'emozione fa questo, lo capisco molto bene.
ed in più siamo stati assieme lunedì al patto territoriale proprio per un altro finanziamento di richiesta, di una richiesta di finanziamento, sia ben chiaro, non è che abbiamo già ricevuto, ma stiamo progettando proprio sempre per il centro storico Castello. In questo caso ci abbiamo aggiunto anche l'Oasi di Serranelle. Era per completezza, sono pillole che ricordo che diremo ai cittadini, non sì, nella presentazione, ma lo diremo nel proseguo dei giorni. Grazie, grazie per la precisazione. Bene, ecco, c'è un'ultima cosa che Barbara vuole dire, e quindi facciamo finta che io le chieda. Barbara, allora, perché ha deciso di ricandidarsi, di rimettersi di nuovo in gioco? Perché credo sia giunto il momento di cominciare a raccogliere i frutti di quella che è stata la progettualità, perché adesso i progetti pensati vengano agiti, implementati, e quindi continuare, perché a noi piace lavorare. Grazie Barbara Di Lauro, grazie. Ebbene, procediamo adesso con una new entry, Filippo Rossetti, accogliamolo con un applauso, una presenza giovane, una delle prime presenze giovani all'interno della lista di Massimo Tiberini. Filippo, io ti lascio la parola, presentati. Allora, buonasera a tutti, io sono Filippo Rossetti, sono nato a Casoli 28 anni fa e vivo nella contrada di Guarenna. Come lavoro in un'azienda della Val di Sangro come responsabile di magazzino, e la maggior parte di voi mi conoscono perché oltre il lavoro sono sempre stato in prima linea nella partecipazione e nell'organizzazione di diversi eventi aggregativi, siano essi di carattere sportivo, culturale, legato all'ambiente e alla tradizione, feste patronali, manifestazioni di ogni genere. Se sono qui, innanzitutto ringrazio Massimo per la fiducia che ha nei miei confronti, ma perché abbiamo una squadra perfetta, mista tra giovani e esperienza. E come la maggior parte dei giovani, come la maggior parte di loro, proveniamo dalle associazioni. Io credo fortemente che appartenere a un'associazione significa voglia di fare, e vogliamo trasmettere questa voglia di fare, portare questa voglia di fare nell'amministrazione di questo comune. Grazie. A noi le suone delle campane non ci danno fastidio, sia ben chiaro, eh? È il giusto momento per ricordare anche il nostro passato e i nostri avi, quindi possono suonare tranquillamente. Bene Filippo, allora ti sei presentato, hai detto che hai fatto tanto per questo paese con eventi e iniziative di vario genere, quindi sei molto ben inserito nel mondo dell'associazionismo. Ecco, come pensi di portare questa tua esperienza all'interno del Consiglio Comunale e cosa ti piacerebbe fare nei prossimi 5 anni? Per quello che mi piacerebbe fare è di creare un canale tra l'amministrazione, le associazioni e tra associazioni stesse, per fare in modo di rendere più facile, più accessibile l'organizzazione degli eventi già esistenti e di creare nuova linfa per future manifestazioni che possono svolgersi nel nostro paese. Siamo entrati quest'estate tra i borghi più belli d'Italia, quindi adesso è il momento di valorizzare e di andare avanti su questa strada. Grazie. Grazie Filippo Rossetti, che ha le idee molto molto chiare, Massimo. Bene, procediamo e adesso chiamo qui vicino a noi Vincenzo Carafa. Anche lui esce dal precedente mandato amministrativo e quindi io intanto le lascio la parola per la sua presentazione. Sì, non abbiamo bisogno di grandi presentazioni perché ci conosciamo tutti e poi ha maturato già un'esperienza, no, in tal senso, però cerchiamo di raccontare cosa è stato fatto e cosa si vorrebbe fare. Buonasera a tutti e grazie per la presenza. Non vi nascondo che sono emozionato come 5 anni fa, ma se sono qui è grazie al sindaco e grazie a voi che mi avete dato la fiducia e l'opportunità di far parte dell'amministrazione Tiberini.
Voglio soltanto ringraziare un attimo tutto il gruppo uscente. Insieme abbiamo lavorato, discusso, abbiamo preso decisioni importanti politiche, a volte anche impopolari, ma ci siamo sempre sostenuti, ci siamo sempre supportati. Grazie. Un grazie va anche a Sergio, che è sempre stato un punto di riferimento ed una guida per me e per tutti noi. Ho iniziato la mia esperienza come consigliere, con deleghe a sport, eventi e manifestazioni. E associazioni. Sono sempre stato vicino a loro, ci faccio parte da sempre, come ha detto anche Filippo e anche tutti gli altri ragazzi. E continueremo così, questo è sicuro. La mia esperienza poi è proseguita con la nomina di Presidente del Consiglio Comunale, sempre sotto indicazione del Sindaco, del gruppo di maggioranza, e devo dire anche grazie anche al gruppo di minoranza, che comunque mi ha votato. Quindi è stata una bella soddisfazione. Questa esperienza mi ha ulteriormente motivato e ha permesso anche una crescita dal punto di vista amministrativo. Quindi è stato tutto molto bello, tutto molto emozionante, caro Sindaco. Grazie, davvero. Sarò breve, vi voglio soltanto dire, voglio soltanto rimarcare perché sono qui, perché mi voglio riproporre come candidato consigliere della lista Uniti per Casoli, che ha come Sindaco Massimo Tiberini. Il nostro sindaco è una persona seria, una persona che è sempre stata presente per tutti, una persona capace di risolvere problemi ordinari e straordinari. Sono qui perché credo anche nella nuova squadra, un giusto mix di esperienza, competenza e innovazione. E grazie soprattutto ai ragazzi, grazie davvero per stare qui. Uniti per Casoli si è distinta in tutti questi anni per i valori che la portano avanti, insomma, che ha come principi: l'onestà, l'uguaglianza, la solidarietà, la trasparenza, la responsabilità. Questi sono i nostri valori da 20 anni. E sono qui perché l'esperienza conclusa non deve essere il punto d'arrivo, ma deve essere il punto di partenza per continuare a lavorare su basi solide per il benessere comune. Noi ci siamo, noi i fatti li abbiamo fatti, ok? Noi Uniti per Casoli, votateci. Vincenzo Carafa, grazie per il suo intervento. E adesso procediamo ancora con i giovani. Veronica Lallo, giovanissima, anche lei entra a far parte di questa squadra Uniti per Casoli. Veronica, ti do la parola. Grazie. Buonasera a tutti, molti di voi forse non mi conoscono, mi chiamo Veronica Lallo, ho 25 anni e abito a Caprafico. Lo scorso dicembre ho preso una laurea magistrale in management dell'economia sociale. Fin da quando ero piccola ho sempre avuto particolarmente a cuore le tematiche sociali, in particolare la tutela dei diritti umani e delle minoranze. Questi per me sono valori fondamentali e spero, vorrei portarli con me anche in questa nuova avventura. Sono la più giovane, è vero, non ho certamente l'esperienza di molti dei miei colleghi, ma ho la voglia e sento la necessità di mettermi in gioco per il bene di tutti. Grazie Veronica. Hai parlato di cose importanti, no? Tutela dei diritti umani, delle minoranze. E se dovessi mettere al primo posto uno dei tuoi valori che hai citato nel tuo discorso nel prossimo mandato amministrativo, quale sceglieresti? L'ho detto più volte anche in altre sedi e lo ripeto stasera: l'inclusività. Io credo fortemente nel concetto di comunità, ma nel suo vero significato. Comunità vuol dire insieme di persone unite tra loro da rapporti sociali, morali, linguistici, da vincoli organizzativi e soprattutto da interessi comuni. Persone unite con interessi comuni. Credo sia tutto qui.
In questo senso, l'inclusività diventa necessità di estendere a tutta la cittadinanza, senza nessuna distinzione, la partecipazione alle decisioni del Paese e al benessere collettivo. E qui entriamo nel merito dei punti che più mi stanno a cuore. I giovani devono essere ascoltati poiché portatori di idee innovative, sane, migliorative per il nostro Paese. I giovani, forza motrice per la crescita di Casoli, risorse insostituibili da sfruttare qui sul nostro territorio. Secondo punto, un legame più forte tra il centro storico e le contrade, in un'ottica di arricchimento e valorizzazione reciproca, un rapporto di scambio che coinvolga da una parte i cittadini del centro nelle attività delle contrade e da una parte i cittadini delle contrade nelle attività del centro. Chi meglio di me sa quanto sia importante che il comune, avere sempre il comune, essere considerati, ascoltati, accontentati. Questo è il momento di dare una nuova spinta e uno sviluppo alle nostre contrade e soprattutto senza lasciarne nessuna indietro. Grazie, buon proseguimento. Grazie, prego. Allora, questo è l'entusiasmo di cui vi parlavo all'inizio, questo è quello che ho raccolto io dai candidati, veramente, ma poi gli altri diranno la stessa cosa. Io avrei dovuto fare il discorso finale, che adesso sicuramente faccio finire di parlare ai candidati, perché a me mi conoscete e sapete quello che comunque la mia esperienza e maturità ha messo in campo, ma avrò modo di raccontarvi ulteriori cose, però ci tengo a presentarveli perché loro si sono messi a disposizione e proprio per questo io volevo ringraziare, l'avrei voluto fare dopo, tutti i candidati delle due liste, ma veramente li voglio ringraziare pubblicamente perché hanno messo a disposizione il loro tempo in questi 20 giorni ancora di campagna elettorale e dopo per 5 anni dovranno mettere a disposizione le loro competenze, le loro capacità a servizio dei cittadini di Casoli. Quindi ognuno di loro indistintamente, e mi riferisco alla lista avversaria, che gli faccio i migliori auguri, ma sinceri, sapete che non è che li faccio tanto per dire, sono fermamente convinto perché ci sono delle persone valide e capaci e quindi si metteranno a disposizione del territorio in questi 20 giorni, poi successivamente per 5 anni. Se avranno loro l'onere, la fortuna di amministrare, sarà chi assessore al bilancio, chi assessore all'urbanistica, chi assessore ai lavori pubblici, chi eccetera eccetera eccetera. Se dovranno fare la minoranza, avranno modo di impiegare il loro tempo nei 5 anni successivi con la loro presenza qui a caso in amministrazione nei banchi della minoranza, volendo contribuire con delle proposte, con delle idee, con delle capacità. E qui chiedo anche al candidato sindaco avversario come si è messo a disposizione nel percorso dei borghi più belli d'Italia, nel momento in cui il vicepresidente nazionale è venuto a Casoli, di un percorso iniziato nel 2017, proseguito negli anni, poi nel 2019 con la venuta a Casoli per controllare, e lui si è dimostrato disponibile. Chiederò ancora la sua disponibilità perché è una persona capace e che merita, ma mi voglio rivolgere ai nostri candidati che hanno quella proprio forza interna, quell'entusiasmo che Veronica me l'ha dimostrato quando ci siamo parlati per la prima volta. Ho detto subito: tu devi far parte della squadra. No, ma io non mi conosco, non mi interessa. Tu devi essere il futuro di Casoli, voi siete il futuro di Casoli. Noi dobbiamo avere la capacità di guardare avanti, di proseguire, di guardare oltre. Non siamo l'amministrazione di 20 giorni, noi siamo l'amministrazione dei 5 anni e del futuro. Quindi io mi taccio, non voglio dire niente perché vi voglio augurare a tutti un buon proseguimento di amministrazione
della vostra e della nostra presentazione, e voglio chiedere a ognuno di voi la fiducia che ci avete accordato in questi 5 anni e negli altri anni precedenti. Da sindaco per 5 anni con voi, lo voglio essere ancora per altri 5 anni con questa nuova squadra che ha una forza interiore che si vede, ma sono convinto che voi la fiducia che ci avete accordato e che mi avete accordato sarà ricambiata come in questi anni anche nei successivi anni. Grazie a tutti e passo la parola a Barbara. Bene, bene, grazie, grazie Massimo, proseguiamo, non spezziamo l'entusiasmo. La presentazione. Prego, sì, sì, perfetto. Proseguiamo con le ultime presentazioni e quindi chiamo subito Federica Di Giuseppe. Federica, la accogliamo con un applauso. Prego. Buonasera a tutti. Beh, io non sono una novità per voi in un certo senso. Mi chiamo Federica Di Giuseppe. Sono nata a Casoli e mi considero una casolana ad hoc, ovviamente perché qui ci sono nata, ma perché ho preso sempre parte alla vita culturale, economica, politica e sociale del paese. E allora Federica si è presentata, quindi ha detto che è una casolana ad hoc, e allora io le chiedo perché ha deciso di mettersi in gioco? Ho dimenticato anche una cosa. Allora, io sono laureata in lingua e letterature straniere e sono docente della GEI Marino di Casoli. Perché mi sono candidata? Allora, non è una novità che io sia legata da tanti anni a uno degli amministratori uscenti, l'assessore Di Florio. E con lui ho condiviso in questi anni l'indirizzo politico delle amministrazioni che ci sono succedute dal 2006 fino ad oggi. E quindi la mia candidatura si colloca nel segno della continuità. Con la convinzione di poter apportare il mio contributo fattivo per il miglioramento costante del Paese. Grazie, grazie Federica. Io volevo ricordare che domenica ci sarà un altro appuntamento, giusto Massimo? A che ora? Dalle 17 in poi a Santa Reperata, dove si proseguirà nel presentare in maniera più approfondita i candidati e si farà anche un rendiconto ovviamente di questi ultimi 5 anni. Grazie, grazie Federica, grazie. Proseguiamo con Andrea Fini, accogliamo anche lui con un applauso. Una novità all'interno di questo progetto, che è un progetto politico nel segno della tradizione, abbiamo detto, ma anche nel segno del cambiamento. Ecco, io brevemente vorrei sapere da te Andrea cosa intendi per cambiamento, dopo aver detto chi sei. Buonasera a tutti, mi presento, sono Fini Andrea, vivo in Contrada Cigno a Casoli e lavoro sempre qui a Casoli come impiegato in uno studio tecnico. Per diciamo rendere breve il mio discorso, volevo dire che questa sera noi scriviamo una nuova fase politica qui a Casoli. Questa sera è l'occasione giusta per iniziare un'operazione verità, per dare un segnale di svolta politico a Casoli. Siamo pronti a creare una nuova classe dirigente. Massimo Tiberini è stato in grado di, in questo programma, sintetizzare l'esperienza dei vecchi amministratori e il nostro entusiasmo. Tutto questo, noi dobbiamo anche dire che vogliamo aprire un nuovo ciclo politico. Che cosa accade? Abbiamo però un'eredità molto importante, perché a Casoli da 15 anni fa si è messa in cammino una macchina amministrativa che, come dire, ha amministrato, ha governato questo comune in maniera trasparente, onesta e virtuosa. Che cosa significa? Che cos'è il concetto di eredità? Eredità significa ereditare, ricevere dal passato. Chi è che incarna bene questa figura? La figura di Telemaco, il figlio di Ulisse. Essere figli significa anche ereditare. Ma ereditare non passivamente, ma attivamente, tant'è che Telemaco parte, si mette in viaggio, rischia, corre pericoli, per fare cosa? Per riappropriarsi di quel passato. Ecco, noi, caro Massimo, siamo consapevoli di tutto ciò che è stato fatto, però vogliamo continuare.
si sente, vai. Continuare a guardare oltre, andare oltre. Scusate, sono anche un po' emozionato, ve lo confesso. In questa campagna elettorale noi vogliamo dare l'idea di cosa fare. Vogliamo far capire che idea abbiamo di Casoli, quella che sarà tra 10 o 20 anni. Dobbiamo mettere in campo quella che è la nostra progettualità. Progettare significa tradurre i pensieri in fatti. Ebbene, un ultimo aspetto vorrei approfondire. Non di poco conto, poiché quando qualcuno deve riconquistare il potere, che cosa fa? La butta in confusione, crea una politica del terrore, inizia ad inquinare le acque del dibattito. Cosa? Basta vederlo non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, a livello regionale. Che cosa accade? Che la lottizzazione partitica, la lotta politica alla lunga, purtroppo crea divisioni. Su di me è stato detto di tutto, su di me in questi anni è stato detto di tutto. È vero, noi 5 anni fa volevamo creare un grande progetto civico-politico. Quel progetto, per svariate ragioni, poi non ha avuto i suoi frutti. Oggi che cosa è successo? Sono stato, è vero, contattato da persone per candidarmi con la lista di Giovanni Vassalli. Però c'è da dire un'altra cosa, che io dal candidato sindaco dell'altra lista non sono mai stato contattato personalmente. Nessuno mi aveva detto, diciamo, scusate, mi era stato detto e riferito che era un grande progetto di rinnovamento, un grande progetto civico. Invece è stato tutto il contrario, e lo abbiamo visto, rappresenta la destra. A Casoli c'è un'altra fettina di centrodestra che è stata tagliata completamente fuori in queste elezioni amministrative. Ebbene, io non è che ho declinato la mia proposta a candidarmi nella lista di Giovanni Vassalli, non mi è stata proprio fatta la proposta, perché i miei valori sono nel centro-sinistra, i miei ideali sono nel centro-sinistra. Quando mi sono riunito con il mio gruppo per decidere cosa fare in queste elezioni amministrative, abbiamo sottoposto a Massimo un progetto politico. Massimo questo progetto politico lo ha accolto, lui è il garante di questo nuovo progetto politico. Che cosa consiste questo progetto politico? 3 aspetti, un nuovo rilancio di Casoli, un nuovo ruolo per Casoli all'interno di questo territorio e soprattutto avere e creare uno spazio politico nei luoghi che contano, ovvero a livello regionale, con un candidato o una candidata autorevoli. Questa deve essere l'ambizione di Casoli. Quindi il 3 e il 4 ottobre sostenete convintamente la lista Uniti per Casoli. Votateci e fateci votare. Grazie. Grazie Andrea Fini. Concludiamo qui. Chiamiamo gli altri candidati, ovviamente. Giuseppe Giuliante, Feliciano Ilario Ianieri, Federico Pietro Paolo e Carmine Gildo Candeloro. Gli altri 4 candidati avranno modo di presentarsi domenica, giusto? Assolutamente sì, avranno modo di presentarsi domenica. Abbiamo dei tempi da dover rispettare e, non avendo centellinato i minuti degli interventi, purtroppo siamo andati alla fine. Però io vi chiedo scusa, io mi dispiace, perché so quando ci avete messo, so la passione che volete dimostrare, ma domenica staremo a Santa Reparata, negli altri giorni staremo assieme ai nostri concittadini, ma soprattutto dovremo stare assieme nei successivi 5 anni. Quindi ognuno di voi potrà far valere quello che ha fatto. Io voglio ringraziare ognuno per le presentazioni che avete fatto, per
la voglia che ci avete messo, che avete trasmesso, e sono sicuro che il 3 e 4 ottobre i nostri concittadini ci daranno quella fiducia che state dimostrando di voler ricevere, e quindi mi associo all'appello di voler avere il 3 e 4 ottobre la fiducia dei nostri concittadini di Casoli, e in questo caso sono certo di dover lavorare tanto. Quindi una buona serata a tutti, grazie per la presenza e scusateci. Presenti, quindi diamo appuntamento di nuovo a domenica alle 17 a Santa Reparata per la continuazione della presentazione dei candidati. Grazie per essere stati qui con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.